Ma perché non vai fuori a giocare? Ma dai, prova a svagarti un po', non ci pensare e stai tranquillo. Magari quel bambino l'ha fatto perché non voleva darti fastidio, prova a fare così. Tutti questi messaggi verbali tendono a comunicare delle soluzioni al bambino. Ma poniamoci questa domanda: è veramente funzionale offrire soluzioni in ogni circostanza ai propri figli? Questi tipi di soluzioni verbali che abbiamo appena visto comunicano al figlio quello che è la vostra soluzione al problema, ciò che voi pensate che lui debba fare o che pensate che voi fareste nella sua stessa situazione. Ma quali sono le conseguenze sul figlio tutte le volte che il genitore interviene per risolvere un suo problema o per offrirgli delle soluzioni? Quando vostro figlio ha un problema, non offrite voi stessi la soluzione. Dategli la libertà di condividere i suoi bisogni e le sue idee e solo dopo condividete le vostre. Deve esserci ovviamente la volontà di ascoltare il figlio e la volontà di ascoltare quello che lui ha da dire, il che significa concedersi del tempo per farlo. Tu come ti senti quando qualcuno ti presta attenzione e ascolta veramente ciò che dici? Concedere al bambino il tempo per l'ascolto significa farlo sentire rispettato, accettato e amato. È il sentirsi amati che promuove la crescita fisica, la crescita psicologica, la crescita mentale del bambino. E secondo Thomas Gordon è l'agente terapeutico più efficace che ad oggi si conosca per riparare ai danni fisici e psicologici. I bambini solitamente non si ribellano agli adulti, ma si ribellano ai tentativi di chi sottrae loro la libertà. I bambini cattivi non esistono. Esistono soltanto bambini i cui bisogni sono rimasti insoddisfatti. Ovviamente non basta provare accettazione per un figlio, occorre anche che il figlio si senta accettato. Se l'accettazione del genitore non è percepita dal bambino, allora è probabile che questa non sortisca alcun effetto su di lui. Il genitore dovrebbe imparare a manifestare la propria accettazione in modo tale che il figlio la percepisca. Essere o non essere di aiuto ai propri figli dipende molto da ciò che dici e ciò che fai come genitore. La parola può guarire e può indurre un cambiamento positivo e costruttivo, ma deve essere il tipo di parola giusta. Il consiglio di Gordon è di non cercare di cambiare a tutti i costi ciò che non funziona, ma abbi il coraggio di accettare che certe cose non si cambiano se non sei prima tu a cambiare. Il momento perfetto per iniziare è ora, in questo momento, a casa vostra. Perché è soltanto confrontandosi quotidianamente con delle strategie educative efficaci che si può diventare dei genitori più sereni di bambini più felici.